compagnia di Mirko Gori al termine della gara contro il Perugia. Mirko, un punto importante contro un avversario ostico oppure c'è qualche rammarico, si poteva fare di più? Beh, analizzando la partita prima di venire qui, comunque un punto credo che venga preso come un punto importante. Vedendo come è andata la partita, comunque prendendo gol l'ultimo quarto d'ora, qualche rammarico c'è, però possiamo ritenerci soddisfatti, la prestazione è stata gagliarda, come comunque ci aspettavamo, e andiamo avanti così. Un primo tempo praticamente perfetto, il Frosinone ha dominato per buoni 35 minuti la gara, poi nel secondo tempo secondo te cosa è mancato, dove è calato un pochino? Era normale comunque che il Perugia venisse fuori, comunque il loro gol è arrivato su una palla inattiva, insomma non è che ci hanno messo in difficoltà con azioni manovrate, forse nel primo tempo si poteva concludere meglio qualche occasione, però insomma l'avversario era di tutto rispetto e non era facile chiuderla. Stiamo attraversando un periodo caldo del campionato, adesso ospitiamo in casa il Cittadella, dopodiché si va a Bari. Secondo te come va preparato questo lasso di tempo così fondamentale? Comunque la forza nostra è quella del gruppo, comunque la forza di farci trovare sempre tutti pronti, ci sarà bisogno di tutti e sì, è vero, sarà un periodo difficile, però ricordiamo che il girone d'andata è partito proprio con la vittoria del Cittadella, il nostro percorso che poi ci ha portato a un bel filotto di vittorie, speriamo che sia la stessa. Senti, oggi per la prima volta da titolare hai indossato la fascia di capitano, che emozione hai provato da Ciociaro d'Occhio, quale sei? Sì, un'emozione grandissima, è inutile nasconderlo, è sempre stato insomma il mio sogno, poi una partita bella come quella di oggi a Perugia lo è ancora di più. Non so se te ne sei accorto, anche Alessandro, tuo fratello, ti ha un pochino omaggiato sui social network, ha messo qualche giorno fa la foto della fascia di capitano durante la partita con il Carpi, che emozione hai provato e soprattutto che ti ha detto? No, niente, c'è un bel rapporto tra di noi, lo sprono parecchio a dare di più, e comunque un fratello, sempre un fratello, e mi fa piacere che comunque faccia questi gesti verso di me.